La IEA è una onlus, nasce a Casale Monferrato, che Casale Monferrato è un po' la città simbolo della lotta all'amianto, in quanto ha dato i natali a quella che la chiamerei oggi fabbrica di morte, ossia l'Eternit, dove si produceva il famoso, insomma, le famose onduline di Eternit in cemento amianto. Nasce nel 1989 e da lì si sviluppa a livello regionale in tutti i posti dove ovviamente c'è stata una forte concentrazione purtroppo di vittime dovute all'amianto o di presenza di stabilimenti dove si lavorava l'amianto e dove si produceva l'amianto. Quindi in quei punti critici che oggi si chiamano SIN, ossia siti di interesse nazionale, lì ovviamente la IEA ha trovato un bacino di utenza da tutelare. Io ho una storia personale che mi ha avvicinato all'amianto, che è la morte di mio padre, che 10 anni fa ci ha lasciato perché appunto ha contratto un mesotelioma. E il mesotelioma è oggi un po' la malattia simbolo dell'amianto, cioè è quel tumore che colpisce soprattutto i polmoni e che purtroppo ti dà un'aspettativa di vita molto bassa. Ma poi ci sono i tumori classici al polmone, come i carcinomi polmonari, i tumori alla laringe, il tumore all'ovaio, l'asbestosi, quindi ne abbiamo tante di patologie. Considera che una fibra di amianto è 1300 volte più sottile di un capello. Quelle fibre sono talmente piccole che riescono ad entrare all'interno dei nostri polmoni, si riescono a inserire dentro gli alveoli dei bronchi e a lungo andare creano dei processi di infiammazione che poi possono trasformarsi in tumori. Se mettiamo insieme tutte queste persone, arriviamo ad una cifra impressionante che sono tra i 3.000 e i 4.000 morti all'anno. Se vogliamo estendere questa cifra a livello europeo, abbiamo quasi 15.000 morti. Se la vogliamo estendere a livello mondiale, abbiamo 100.000 morti all'anno. Insomma, secondo me è una strage vera e propria. La IEA intercetta tutte le persone che ovviamente hanno una patologia asbestocorrelata o i familiari delle vittime, laddove come me i familiari delle vittime invece cercano la IEA perché cercano una casa nella quale trovare informazione, tutela, assistenza, capire cosa succede adesso che mi è morto un caro per colpa dell'amianto. Quindi la IEA fa proprio questo, tutela le vittime, i familiari delle vittime, lavora a livello giudiziario nelle aule dei tribunali portando avanti i processi, costituendosi parte civile, perché vogliamo che i colpevoli di questa strage vengano condannati e soprattutto le vittime vengano risarcite, perché hanno lavorato per una vita e sono morte perché nessuno li aveva informati dei rischi che stavano correndo. Lavoriamo a livello di consapevolezza, di informazione, creiamo degli sportelli amianto dove le persone si possono rivolgere, a cui possiamo dare delle risposte. Anche laddove si tratta di smaltire dell'amianto, perché ci si rende conto che dentro la propria casa c'è ancora dell'amianto, quindi ci chiedono come fare. E lavoriamo appunto per stimolare le istituzioni a continuare a legiferare e a portare avanti i piani regionali amianto, cosa che sembra scontata ma non lo è. Lo facciamo anche spesso insieme con le altre associazioni, abbiamo creato un coordinamento nazionale amianto perché crediamo che l'unione fa la forza e perché l'amianto non ha colore politico ma è assolutamente un tema di salute e di ambiente trasversale a tutti. In Italia nel 92 abbiamo fatto una legge in cui l'abbiamo proibito. Abbiamo smesso i processi produttivi, abbiamo smesso l'estrazione dell'amianto, però poi quante regioni hanno veramente applicato i piani regionali amianto? In quante sono riuscite a mappare e bonificare il proprio territorio? Purtroppo non tutte. Le stime approssimative che fanno paura sono di 39 milioni ancora di tonnellate di amianto presente sul nostro territorio. Soprattutto fortunatamente in matrice compatta, ossia quello che vediamo sui tetti, le onduline, le canne fumarie, i cassoni dell'acqua, i pavimenti in vinile amianto, quelli che si trovano spesso nelle scuole, negli asili, negli ospedali, nei tribunali. E poi c'era l'amianto friabile, che è l'altro tipo di amianto, quello ancora più pericoloso, quello che si trovava soprattutto nelle lavorazioni all'interno delle industrie.
La priorità in Italia è sicuramente bonificare l'amianto, cioè togliere l'amianto dal nostro territorio, toglierlo innanzitutto dai siti industriali dove comunque ci sono state le lavorazioni, e lì in gran parte delle industrie l'abbiamo eliminato. E ovviamente mettere in sicurezza i siti di interesse nazionale, quindi anche le cave da cui si estraeva, e eliminarlo sicuramente dagli edifici pubblici. Abbiamo un numero importante anche di scuole, abbiamo ancora quasi 2400 scuole con presenza di amianto. In Europa non c'è commercio di amianto, ma appena usciamo fuori dai confini dell'Europa, l'amianto è presente in tutti gli altri. Soltanto 53 paesi al mondo hanno proibito l'amianto in tutte le sue forme. Ma se vai in Cina, se vai in India, se vai in Russia, se vai nell'America del Sud, se vai in Africa, siamo pieni di amianto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito che tutti gli amianti sono cancerogeni. Quindi noi abbiamo certificato la potenza cancerogena dell'amianto, ma nonostante questo ci sono stati in cui qualcuno ancora dice no, l'amianto non è così pericoloso. Trump ha reinserito l'utilizzo di amianto, amianto crisotilo, nell'edilizia. Pensa che dalla Russia partono questi pacchi di prodotti contenenti amianto, e su questi pacchi c'è la faccia di Trump. Come dire, grazie Trump che hai reinserito l'amianto nell'edilizia in America, perché ovviamente c'è riaperto un importante canale di commercio. Prevenire sempre piuttosto che curare, ma non vorrei neanche che si prevenisse, ma che si attuasse proprio una politica di chiara e di trasparenza sia in tutto quello che respiriamo, che mangiamo, che abbiamo, insomma, come prodotto che ci dà la terra, che sia un prodotto pulito di cui ci possiamo fidare. L'Italia che cambia è sicuramente un'Italia che mette al primo posto la salute e l'ambiente. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia.